Buongiorno. Se assumo una badante o una colf, lo devo comunicare all'INPS. Questo deve essere fatto nelle 24 ore del giorno precedente all'instaurazione del rapporto di lavoro. Per comunicarlo all'INPS avete due possibilità. O uso il sito internet dell'INPS www.inps.it e seguo la procedura, oppure tramite contact center. Numero verde gratuito 800 3 164. Con la comunicazione all'INPS il vostro obbligo di comunicazione dell'assunzione del lavoratore finisce, perché l'INPS avvisa tutti: INAIL, Ministero del Lavoro, Ministero delle Politiche Sociali, Prefettura. All'INPS devo dire anche quando prorogo il contratto al lavoratore a termine, se trasformo il contratto di lavoro a tempo indeterminato, variazioni del rapporto di lavoro, orario, stipendio, sede del lavoro. Ma per questi ultimi tre casi ho solo 5 giorni di tempo prima dell'evento. Riassumiamo: il datore di lavoro entro le 24 ore del giorno precedente a quello di instaurazione del rapporto di lavoro deve registrare la badante o la colf all'INPS, o attraverso il sito dell'INPS o attraverso il call center del sito dell'INPS. Il datore di lavoro che omette di registrare una badante o una colf al sito dell'INPS rischia una multa tra i 100 e i 500 euro. Spero di essere stato d'aiuto alle badanti e alle famiglie. Massimo, il cercabadanti.it.